Allora, buonasera a tutti gli amici a 5 Stelle, io sono Armando Perna, ho 46 anni, sono nato a Roma e ho due splendide figlie. La prima cosa di cui voglio parlare è il lavoro. Io della mia qualità di autore televisivo ho nel 1997 inventato e realizzato un programma televisivo che si chiamava Occupati. Occupati aiutava i giovani in cerca di prima occupazione a trovare lavoro e quindi comunque devo dire che poi mi sono aiutato anche da solo perché a quel tempo ero giovane anch'io. E, oltre al lavoro, io direi che la cosa molto importante per Roma è sicuramente la cultura, cioè noi dovremmo cercare di far diventare Roma la capitale mondiale della cultura. E a tal proposito vi racconto un fatto che è accaduto qualche giorno fa, che ha dell'incredibile, però è vero. Medellín in Colombia è praticamente stata eletta come città più innovativa del mondo, la famigerata Medellín del narcotraffico, perché grazie ad una rete nuova di trasporti e di musei. Bene, se ce l'ha fatta Medellín, ovviamente ce la potrà fare anche Roma, caput mundi, mi pare il minimo. E terza cosa importante è il sociale. Io nel mio piccolo ho fatto sempre qualcosa per me, per il sociale, ovvero io sono un padre separato e ho purtroppo dovuto affrontare alcune difficoltà come padre separato. Ci sono purtroppo tanti padri separati più sfortunati di me e secondo me nel nostro programma dovremmo fare molta attenzione a questa problematica che è diventata una piaga sociale. Quindi questi sono i tre punti. Poi mi sono scritto una cosa perché sono tanti punti, è un decalogo, molto velocemente, un decalogo per il buon sindaco a 5 Stelle, che secondo me deve essere per prima cosa onesto, per seconda cosa deve essere competente e poi trasparente, deve essere un buon comunicatore, un grande lavoratore, ma anche pragmatico e sincero, non può raccontare balle a nessuno. Per arrivare poi agli aspetti direi innovativi di questa figura, ovvero deve sapere ascoltare e decidere in maniera partecipata nello spirito del nostro movimento e poi avere una visione del futuro, faccio velocissimo, vedere la nostra città con gli occhi di un bambino.